E di questi giorni la notizia è che il Ministero dell'Ambiente non avrebbe accolto il piano di sburocratizzazione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, che nell'ottobre scorso aveva di fatto approvato una delibera per la semplificazione delle procedure amministrative, nel tentativo di agevolare le procedure ai cittadini che vivono nell'area protetta e soprattutto di eliminare il preconcetto che vedrebbe il parco come l'ostacolo alla crescita. Questa autonoma iniziativa del l'ente in materia edilizia sarebbe stata però ritenuta dal Ministero dell'Ambiente in contrasto con le norme esistenti. Ma sentiamo a tal proposito il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino, con il quale dovremmo essere collegati. Presidente, allora, Buongiorno a tutti, salve. si è parlato anche di bocciatura. Il Ministero dell'Ambiente Ma no, avrebbe non c'è bocciato o non nessuna, accolto il piano? non c'è nessuna bocciatura, semplicemente ci sono state una serie di osservazioni molto puntuali. L'obiettivo della nostra delibera andava nella direzione di dare un segnale forte dal basso di un processo di sburocratizzazione del nostro paese. Io ho sempre sostenuto che oggi non possiamo vivere in un paese che sta morendo e soffocando per la burocrazia. Tutti dobbiamo fare la nostra parte e il contributo deve partire anche dal basso. Proprio quando si parla di parco, dove chiaramente il tema della burocrazia diventa ancora maggiore, per ovvi anche opportuni motivi, in molti casi, ma in altri casi ci sono delle cose di buonsenso. Io ho fatto degli esempi pratici. Non si può pensare di costringere un cittadino che deve cambiare una copertura o un infisso o una porta perché magari ci piove dentro e lo costringiamo ad aspettare 60-90 giorni per avere un'autorizzazione. Cioè, noi dobbiamo semplificare quando magari sta in area C, in una struttura già esistente. Sono degli esempi pratici, ma sono degli esempi di buon senso. Noi abbiamo voluto dare anche un segnale forte per dire che oggi il parco vuole andare nella direzione di un processo di sburocratizzazione. Non possiamo continuare a vivere in un paese dove per poter pulire un fiume ci vogliono 18 pareri, nel frattempo c'è l'alluvione e poi diciamo che cosa hanno fatto gli enti per la prevenzione. Dobbiamo dare dei segnali forti. Il parco ha voluto dare da subito questo segnale forte. La notizia non è di oggi, è già di qualche mese fa, perché la delibera l'abbiamo fatta qualche mese fa, le osservazioni del Ministero sono state fatte qualche mese fa. Io stesso qualche mese fa ho lanciato un forte grido dicendo chiediamo oggi al governo che vada avanti verso un processo di sburocratizzazione vera. Abbiamo chiesto anche che alcuni interventi andassero fatti nella riforma adesso della legge sulle aree protette. Molte cose, devo dire, sono state recepite dai nostri parlamentari e lo hanno inserite con gli emendamenti che sono stati approvati e questo è un dato positivo. Diciamo che la posizione che il Parco Nazionale del Cilento Alburni e che il direttivo del parco ha assunto certamente è stata una posizione unica, importante e anche, a mio avviso, determinante per smuovere un po' di cose, ma soprattutto per dare anche il segnale che oggi il parco non è quel luogo dove dobbiamo imbalsamare il tutto, ma è un luogo dove nel rispetto delle norme, nel rispetto della tutela del territorio, dobbiamo però portare avanti dei principi di buon senso che consentono a chi vive nel parco, consentono di vivere meglio. Ecco, questo è quello che noi oggi dobbiamo fare nei nostri territori. E se Quindi, non facciamo. Presidente, in sintesi, ecco, resterà questo programma di sburocratizzazione? Ma noi continueremo a portarla avanti, il Ministero ha fatto una serie di osservazioni, recepiremo, stiamo da un punto di vista tecnico recependo queste osservazioni e chiaramente per poi cercare di facilitare a chi vive nel il nostro è un parco fortemente antropizzato, perché sono tante le famiglie che vivono nel parco, quindi chiaramente le esigenze sono diverse da realtà a realtà. Ci sono realtà dove sono meno antropizzate, dove questi problemi sono meno evidenti. Io lo ripeto, non posso pensare e consentire ad una famiglia che ha un tetto che piove in casa, non posso pensare che queste persone debbano aspettare mesi per poter cambiare una copertura. Io lo ritengo profondamente ingiusto e mi batterò perché sarò da sempre, io con tutto il direttivo, saremo dalla parte della gente, dalla parte dei cittadini. Quindi continueremo a portare avanti al Ministero, al Governo e a chi che sia un processo di sburocratizzazione che si basa innanzitutto sul buon senso. Devo dire che il Ministero molte cose le ha recepite, altre ha fatto una serie di osservazioni, chiaramente la delibera è unica e quindi va ricalibrata rispetto anche ad una serie di cose, quindi non c'è nessun né atto di illegalità,
né atto contro le norme, ma ci sono una serie di precisazioni che vanno tenute ovviamente anche in considerazione. E devo dire che ringrazio anche il Ministero per averci dato anche un supporto da questo punto di vista, perché non si è limitato, se voleva bocciare una delibera ci mandava un parere di diniego e bocciava la delibera. Invece il Ministero è entrato nel merito delle vicende facendo una serie di osservazioni. È chiaro, ripeto, essendo unica la delibera, noi dobbiamo attenerci ad una serie di norme. Però il segnale era innanzitutto politico, che noi come parco volevamo dare e penso che abbiamo dato. Adesso lo trasformeremo anche in azioni concrete, perché una serie di cose sono state recepite nella nuova legge sulle aree protette e altre cose verranno recepite, mi auguro, saranno inserite, tenendo conto delle osservazioni del Ministero, nelle successive osservazioni che il Ministero ci ha fatto. D'altra parte noi abbiamo avuto anche un incontro al Ministero dove abbiamo fatto proprio un approfondimento su una serie di temi e quindi devo dire non c'è nessun scontro istituzionale, ma c'è un confronto utile, ma soprattutto perché, ripeto, oggi noi dobbiamo stare dalla parte delle persone per bene. La verità è che in questi anni il parco ha trattato nello stesso modo gli speculatori e le persone per bene. Oggi non lo possiamo più consentire. Alle persone per bene gli va consentito di quel processo di sburocratizzazione. Agli speculatori bisogna aumentare anche i vincoli, perché sono persone che vogliono fare profitti a danno del nostro territorio.